Il Siena sale a 6 punti sul Messina, ma nessuno festeggia la sospirata salvezza. Ad impedirlo il calendario, che propone un trittico da brividi: Juve e Livorno in casa, Inter in trasferta. Pesano i due gol falliti da Bogdani, quello al 33esimo della ripresa su assist di Chiesa, e sull'1-1 è clamoroso, errore imperdonabile tanto quanto quello in apertura di match. Bogdani arriva in ritardo su questa incursione di Molinaro. Il Parma si affida come sempre all'estro di Marchionni, che al 22esimo cerca la testa di Corradi. Fortin sbuccia la palla, cade e inganna l'arbitro Bergonzi di Genova, che si convince di un'inesistente carica del centravanti gialloblu. I padroni di casa, privi ormai di un vero obiettivo, vanno in tilt al 23esimo. Cannavaro va vuoto su un rinvio di Fortin. Ferronetti prova ad appoggiare per Bucci, ma sulla prolunga aerea c'è l'inserimento di Guzman, che realizza il suo primo gol in A, ripagando così la fiducia di De Canio, che lo aveva preferito a Chiesa. Nella ripresa Beretta cambia, fuori Cigarini ed Essena, dentro Bresciano e Morfeo. Ma è ancora Marchionni a cercare di innescare Corradi. La girata dell'attaccante gialloblu è bella solo nell'intenzione, non nella conclusione. A riportare allora in parità il risultato ci pensa il dimenticato numero 10 del Parma. Dopo la sponda aerea di Corradi, con un sinistro che Fortin prova soltanto ad intercettare. Il Siena, come detto, sbaglia l'1-2 con Bogdani e rischia di incassare il secondo gol sulla punizione di Morfeo, che in un solo tempo fa capire a Beretta di voler tornare titolare.